Silvia Nuacalora, a proposito di sorrisi, lei sorride molto, molto spesso, oggi ancora di più perché ieri sai che ci sono state degli esami ieri, no? Lo raccontavamo, ecco, una delle due candidate è qua ed è andato molto bene l'esame e poi oggi anche in campo è andata altrettanto bene nel terzo set. Ieri ancora non sapevamo il voto, parlo dell'esame universitario, com'è andato? È andato bene l'esame di biochimica e ho preso 28, quindi sono contenta, perché comunque non è stato facile prepararlo durante il periodo del mondiale, però sono riuscita a trovare gli spazi per studiare. Anche. Perché contemporaneamente stai anche preparando il mondiale, oggi sei entrata anche molto molto bene nel terzo set al posto di Paola, lei opposto come Paola Egonu. Sì, sono contenta perché quando entro in campo cerco di dare il mio contributo alla squadra. Oggi ho avuto un grande supporto dalla squadra, dalle mie compagne. Quando sono entrata c'era un ambiente veramente molto accogliente, ecco, tranquillo, c'era molta tranquillità e serenità e sono riuscita ad avvertirla anche io e infatti sono stata messa nelle condizioni di far bene. E intanto qua sono partiti i Queen, credo che riusciamo a sentirci, anzi sente meglio te di me. Non ho capito, cioè tu hai dato durante il mondiale l'esame di biochimica, esatto. Cioè la capacità straordinaria, mi devi spiegare come hai fatto di avere questa possibilità di concentrarti su due cose totalmente diverse e comunque importanti, immagino che te ne evitando anche l'esame di biochimica, cioè come hai fatto? Questa è la mia domanda, come si fa? Allora, c'è chi riesce allenata in questo perché... Diciamo che in questo sono allenata perché anche durante l'anno è così, durante il campionato, durante la stagione io studio e cerco di dare diversi esami. Sicuramente il mondiale è un appuntamento un po' diverso, un po' più impegnativo perché comunque noi è tutta l'estate che ci prepariamo per questo, però sono riuscita appunto a trovare degli spazi e penso anche che sia importante riuscire a staccare la testa, no? Anche dalla pallavolo, perché questo fa sì che comunque ogni volta che entri in palestra tu abbia un'energia nuova, ecco. Quindi io quando nei momenti liberi cercavo di staccare e di concentrarmi su altri per poter essere al massimo quando poi rientravo in campo. Mi raccomando, dovessero andare bene le cose prima della finale un altro esame. Quanti esami ti mancano? Quanti esami ti mancano da dare? Allora, diciamo, io darei un esame poco prima della finale. Perché... Eventuale. No, adesso per adesso basta. Testa quest'ultima fase e niente. Poi per quanto riguarda gli altri esami, io diciamo che vado lenta, cerco di farli bene perché comunque il tempo che ho anche durante la stagione non è tantissimo, è un sacrificio anche perché dopo gli allenamenti torni a casa che sei stanca e mettersi lì a studiare tutte le sere non è facilissimo, quindi diciamo che sono un po' indietro, però cerco di farlo con costanza e di andare avanti.